Ok Google, dildo on. Certo, accendo il dispositivo dildo. Ok Google, dildo off. Certo, spengo il dispositivo dildo. L'idea è quella di fare una lampada un po' osè, diciamo. Questa è una vecchia lampada di un forno, di uno sforno a tutto De'Longhi. Quando l'ho smontato, ho recuperato un po' di parti che possono essere utili e ho pensato a farci qualcosa di osceno. Allora, l'idea iniziale era quella di prendere un tubo tipo questi qui e metterlo sopra, però purtroppo poi ho trovato uno pure più grosso, ma non entra, quindi più grande di un pollice. E a un certo punto, tac, ho trovato questo che ci va. Questa ci farà una lampada per il mio amico Arialdo, che ultimamente ha fatto delle opere oscene. Giusto complemento per lui. Il progetto iniziale prevedeva che l'accensione fosse direttamente a sfioramento, ancora peggio, però purtroppo questo è di plastica, ho trovato questo di plastica e non si potrà fare. Ci accontenteremo di accenderla con l'interruttore, o peggio ancora, ma non sarà questo il caso, con la domotica. È giunto il momento di tracciare le diagonali per poi analizzare se faremo la base circolare o meno. Questa è una. Questa è un'altra. E l'ultimo. Ultimo che in realtà non avrebbe bisogno di essere tagliato al centro con la segattazza, ma visto che sto riflettendo in corso d'opera su come procedere, intanto la traccio perché magari mi servirà per fare il cerchio, questo cerchio, con un bel compasso. Il disegno del cerchio ho riesumato il mio vecchio compasso di quando andavo a scuola. Saranno almeno 30 anni che non lo uso. E questo è fatto. Faccio anche questo. Facciamo questo. E il balustrino, così si chiama, lo possiamo
Freeball. Ora dobbiamo pensare a dove mettere per esempio le viti, oppure dobbiamo pensare a dove mettere l'interruttore. Le viti le possiamo mettere a 2 cm. Avevi fatto prima a farle col compasso, lo so. Per bucare bene, il trucco è sempre quello, col bulino anche sul legno. Va bene anche sul legno. Ho usato una velocità massima, bisogna stare molto attenti, però sono riuscito a fare un buco. Molto preciso. Qui praticamente poi andrà, lo dovrò allargare, che così questo non c'entra. Allora, un 4 tagli qui, senza svasare troppo questo, va a pressione, quindi si può procedere con la base. Si può procedere con la base, ora rimane l'enigma, tonda o quadrata? Tonda è più bella. Cavicchia, bullone, fissate con le viti che poi terranno sempre insieme i 3 pezzi. E adesso sul trapano, usato a mo' di tornio,
e andremo a lisciare tutto il contorno. In mancanza di contorni a legno, non con gli scalpelli, ma con le raspe. Via. Contrariamente al tornio a legno, mi metto dalla parte a lavorare su questa per evitare che qui magari mi impunta e mi viene in faccia. Contrariamente al tornio a legno, mi metto dalla parte a lavorare su questa per evitare che qui magari mi impunta e mi viene in faccia.
Decisamente meglio tonda. Ora andremo a fare un buco che servirà per passare il filo. Si comincerà con un buco piccolo, poi piano piano buco sempre più grosso. Dovremmo arrivare, occhio e croce, a un buco da 8 mm, via. Non troppo grande. Ed ora la nostra bella caciotta è pronta. Bisogna andare molto delicati su questo lato dell'MDF perché è delicato. In fin dei conti è una sorta di cartone pressato l'MDF. Siccome dovremo andare ad incollare queste due parti, è fondamentale non perdere di riferimento, anche con questa qua poi è importante, non perdere riferimento, appunto. Quindi ecco qua, un bel segno. Ora passeremo a incollare la parte superiore con quella centrale. Questa no, però riassembleremo il tutto perché metteremo la colla qui in mezzo, riassembliamo e ne approfittiamo per dare la prima mano di vernice. Ho fatto una vernice mischiando quello che avevo. Diciamo che può andare, no? Però la prima mano la daremo con del rosso. Con questo qui che è avanzato. Voi direte, l'avvitatore si è rotto. Anzi, meglio dire, si è esaurita la batteria. Mai fare questo errore. E lui per il momento è fatto. Andiamo a provare il colore su questo. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Facciamo una prova qui sotto. L'MDF è una brutta bestia da verniciare, perché essendo poroso assorbe la vernice.
soprattutto sui bordi. Allora, finita la fase di incollaggio, via e voilà, questa è la parte sotto, questa è la parte sopra. Adesso le uniamo, mettiamo un'altra vite qui. Una qui non ce la possiamo mettere perché c'è il buco qua, quindi ne metteremo una qui. Ho deciso che non metterò l'interruttore perché non ce n'è di spazio, quanto poi ci andrà anche questo qui. E adesso, quindi, dite qui, serriamo il tutto, quindi avremo a questo punto il riferimento definitivo e verniciatura complessiva. La cosa si fa complicata perché ho l'avvitatore rotto. E il braccio anche. Situazione complicata. E voilà. La nostra bella caciottina è nata. Qui sotto si vedono le viti, poi dopo pensiamo a farle sparire. Qui sopra dobbiamo dare una carteggiata. Da qui lo terremo durante la fase di verniciatura. Prima verniciatura, seconda verniciatura, scarta vetrata, terza verniciatura. Lavoretto un po' lungo, ma purtroppo si può fare altrimenti. Il nostro colore rosso, lo scalpello lo mettiamo a posto.
Allora, è arrivato il momento di assemblare. Mi sono messo un pezzettino avanti, ho infilato il tubo così nella sua sede come dovrà andare e con un bel filo di questi qui telati dovremo cablare. L'occasione è buona per ricordare sempre che lavorare con l'energia elettrica è pericoloso e quindi bisogna stare attenti, piuttosto attenti. Mettiamo il filo dentro il buco del fanstone. Un po' come ago e filo praticamente, filo c'è e poi si attorciglia. Non è il massimo, però purtroppo non possiamo fare altrimenti. Tanto trattandosi di un portalampade per forno, possiamo anche esagerare con il saldatore, non succederà niente. E adesso ora chiudiamo il sotto
mi ha dato un poco filo da torcere. Ho preferito saldarle così, direttamente alla base, in maniera tale che stiano un po' più sicure. Ora, per fortuna mi sono potuto fare un trespolo, ora c'è da fare la prova se funziona ancora. La prova c'è da farla ex novo. Appoggiamo qua. Speriamo che il saldatore non serva più. Adesso torniamo a rimettere dentro il filo. Ora chiudiamo il sotto. Spegniamo. Andiamo a selezionare tre belle viti. Poi il passo successivo sarà anche quello di aggiungere dei feltrini sotto. Stamattina sono andato dal dottore, mi ha trovato per il gomito del tennista. In teoria dovrei stare un mese con il tutore con il braccio fermo così. La vedo molto difficile. Perché dobbiamo anche lavorare, quindi. Oltre a fare queste sciocchezze, queste possiamo anche non farle. Possiamo interrompere l'attività, non è un'attività fondamentale, giusto per divertirci, ma il lavoro purtroppo no. Il lavoro deve andare avanti. Pare una cretinata, ma il gomito del tennista, a chi come me non ha giocato mai a tennis, è veramente fastidioso. Se cominciate a sentire un dolore da queste parti e avete difficoltà a stringere la mano, oppure qualcuno vi dà la mano e sentite dolore, e magari sentite un doloretto qua giù, sul gomito proprio, meglio che ci andate al dottore, non 2 mesi dopo come ho fatto io, 2 o 3 mesi dopo. Meglio che ci andate subito. Che magari si risolve prima il problema. Voilà, la lampada è quasi pronta. Mancano i feltrini, ma manca una cosa importante. La firma. Questa, diciamo, una specie di opera d'arte.
11,3. La firma che si cancellerà anche questa. Vabbè. Oggi non possiamo fare di meglio. E ora è fatta. Tra qualche giorno, anzi, penso uscirò adesso per andarla a comprare, monterò una peretta per l'accensione. E voilà!